Bene, bene, sono molto felice di stare qua, i ragazzi mi hanno accoltato molto bene e anche fisicamente mi sento bene. Abbiamo cominciato a fare, bueno, lavoro forte in campo, niente, mi sento molto bene. Non ho fatto la pretemporada in Spezia di Crotone perché ho arrivato in ritardo, io ero in Argentina di Estudiantes, e ho arrivato a Spezia quando aveva finito e anche a Crotone. Sì, questo in Italia diciamo è la prima volta che lo faccio, ma prima la facevo in Argentina, no? Però in Italia è la prima volta. No, 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 dai, duro, sì, però bene, gli piace lavorare, quello penso che quello è importante perché dopo in partita, quando si deve andare forte, deve avere fisico, no? Per farlo, e niente, se lavora forte, sì. No, no, per me è lo stesso in centrocampo, in qualsiasi posto dove la squadra bisogna, io lo posso fare, anche dove il mister lo dica, per me sta bene. No, no, bene, sì, abbiamo cominciato da una settimana, stiamo facendo lavoro fisico e anche tattico, ma mi sto trovando bene con il mister, niente, dobbiamo aspettare, diciamo, più giorni perché abbiamo cominciato da una settimana, però molto bene. No, sempre sudare la maglia, penso che questo sempre dare il massimo, certo che tante volte si può giocare bene, si può giocare male, ma penso che la mentalità deve essere quella di sempre voler vincere e dare tutto in campo. No, 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 qua c'è tanti giocatori di nome che hanno giocato alla grande, diciamo, io non lo so se la parola è leader o no, io tanto dare sempre il massimo in campo, ma qua c'è tante persone, tanti ragazzi che hanno una carriera anche tanti anni nel calcio italiano, così che non penso io di essere un leader qua, diciamo. No, io so lo che significa questa maglia, che è una squadra importante con storia, ma questo della pressione, diciamo, è relativo e io vengo qua a aiutare, solo quello, penso di dare lo migliore, ma niente, no. Non più che questo, diciamo, pressione. No. Sì, anche ha giocato qua, Perón, io l'ho avuto in Estudiantes, lui per il posto di chi gioca e bueno, per quello che ha dato lui nel calcio, è veramente un simbolo, no? Uno sempre lo guarda perché vuole apprendere di lui e penso che lui è un giocatore, sì, che mi piace molto. Sì, no, adesso non ho parlato niente, ma sì, quando ero in Argentina abbiamo parlato. Quando io la prima volta che ho andato a Spezia e ho parlato con lui, bueno, abbiamo parlato un po' di tutti, anche abbiamo parlato del Parma. Ma adesso no, perché no, non l'ho visto quando è tornato all'Argentina, è tornato in vacanza solo a vedere la famiglia. È un campionato difficile perché ci sono tante squadre forti e penso che noi dobbiamo creare una mentalità vincente, e quello è lo più importante, è andare partita a partita. Dopo sì, tutti sappiamo che è un campionato difficile, che sono tante squadre forti, però come ti dicevo dobbiamo lavorare per avere una mentalità vincente e niente, solo questo. In allenamento, tutto è in allenamento, di dare il massimo, di competire tutti i giorni, penso che quello è la clave, no? Per la mentalità questa. E anche fare un po' di gruppo, che il gruppo ci sta. Ma penso che sia in allenamento tutti i giorni. No, no, sì, ho parlato, ma solo perché siamo argentini, no? Anche con Valenti e con tutti, però non abbiamo parlato di niente in generale. Che è una liga difficile, perché penso che anche noi abbiamo giocato con il Crotone, penso che, non so se l'ultima giornata con la Cremonese, che era lì per vincere il campionato, noi eravamo quasi in retrocessione. E abbiamo vinto, è una liga molto difficile e mi ho trovato con questo, con una liga difficile. No, sì, sono tanti giocatori, bueno, anche quando abbiamo affrontato qua il Parma, sono tanti giocatori forti come Franco e tutti i giocatori che hanno giocato, diciamo, la grande, ma sì, in generale un buon livello. No, come ho detto, noi dobbiamo creare una mentalità vincente. Dopo dobbiamo andare partita a partita, è una liga difficile, sono tante squadre forti e dobbiamo pensare solo in questo, in lavorare bene, in ascoltare al mister lo che vuole lui e dopo andare partita a partita. Prego.